Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui come Velox. Oggi sono qui ragazzi per mostrarvi una variante segreta. No, le varianti sapete tutti cosa sono, ve le sto portando spesso appunto in diversi video. Varianti appunto di tante armi presenti appunto su Black Ops 4. E oggi sono riuscito a trovare una variante, diciamo come vi ho già detto, segreta. Cosa significa segreta? Significa che non è presente all'interno degli oggetti, diciamo, che tu sblocchi nel mercato e ne andando avanti. Ma è una variante che ho trovato in una cassa totalmente casuale, che quindi di cui non sapevo assolutamente l'esistenza e di cui pochissimi sapevano l'esistenza, perché di fatto non c'è modo di vederla se non trovandola. Sto parlando ragazzi di questa, la variante per la Mozu, ovviamente la variante maestria chiamata replicante. Io sinceramente non ho idea di che cazzo sia quello che vedo. Le fasi della mimetica sono queste. Questa è appunto inizio partita. Abbiamo questa specie di display. C'è scritto qualcosa, ma non riesco a capire che cosa è. Detto Made in Japan. Scendendo vediamo un disegno. Sembra sempre una TV, no? Sembra tipo un anime. Non si capisce bene, no? Lo stile di disegno sembra... Io non sono un esperto, quindi insomma non prenderò. Però insomma sembra classico disegno, ecco, stile giapponese. E a 10 decisioni poi compare questo, che è sempre una figura abbastanza ambigua. Che cazzo è, raga? Vi giuro, è una cosa stranissima. Cioè deve essere qualcosa dietro questa. Poi ci sono queste scritte qua, no? Sotto, qua sopra. Però non riesco a leggerle perché sono microscopiche. Cioè non si possono proprio leggere. Non ho idea. Se qualcuno sa qualcosa, mi aiuti, me lo scriva nei commenti. Non ho idea di che cosa sia. Fatto sta che l'ho trovata nel mercato nero a livello 129, appunto, con una cassa totalmente casuale. E l'ho aperta e vedete qua sono cose aperte a caso. E ho trovato appunto questa variante qua, così, replicante. A ogni modo ragazzi, ci facciamo una partitozza. Ve la faccio vedere in parità anche da vicino, insomma, nel gameplay. Così cerchiamo anche magari di capire qualcosa in più. Magari in partita si nota un po' meglio quello che c'è scritto, perché veramente dall'immagine non si capisce. Fatto sta che è un po' misteriosa quest'arma. Ha sicuramente qualcosa sotto, cioè ha un significato sicuramente tutto ciò. Non penso sia messa lì a caso, voglio dire. È sicuramente collegata a qualcosa e appunto rimanda a qualcosa, però non ho idea cosa sia questo qualcosa, ecco. Ed eccola qui ragazzi. Guardate quanto si vede bene ora il display. Questa è appunto la variante a inizio partita, si presenta così. Molto particolare. Vorrei dire che è figa, ma non è figa effettivamente, perché è strana più che altro. È proprio una variante strana. Cioè appunto sto display adesso con questa interferenza qua. Cosa c'è detto? Aspetta, forse si legge cosa c'è detto sotto. Activate the LED. No, non si capisce. Non riesco a capire cosa c'è scritto comunque. Non ci riesco. Boh, raga. Magari in fase di editing, mettendo un fermo immagine e guardando bene, riesco a capire. Ma dubito, perché è proprio piccolino il font, diciamo. Che cazzo. Perito, ovviamente questa è già finita. È impossibile il comeback. Oh mio Dio. Comeback, oserei dire impossibile. A 5 kill dovrebbe appunto cambiare. Noi non abbiamo fatto nemmeno 4 kill ora con l'arma, perché abbiamo killato. Ok, è cambiata ora, sì. 5 kill a caso così. E mo è comparsa appunto questa tipa. Che sembra una pubblicità, vedete? C'è tipo una... C'è tipo una birra, raga. Aspetta, c'è tipo una birra nella cosa, la vedete? È una tipa con una... Sembra una pubblicità. Sembra abbia appunto una birra in mano, come appunto a mo' di pubblicità, ecco. Magari sto flashando io. Oh, cazzo. È molto molto particolare come roba. Molto molto particolare. Sta diventando buffa questa situazione. Siamo ancora a 10 kill. Dai però, ma posso morire a 10 di fila per un cane? Cioè, meritocratico Black Ops 4. Ma un botto proprio, raga. Premia i più bravi. Non lo so, ma dovrebbe cambiare un'altra volta in teoria. Aspetta, aspetta. Sito bu, che cosa c'è scritto? No, raga, non si capisce. È una cosa troppo strana. Mamma mia. Te dovrebbe cambiare ancora una volta per diventare appunto... far comprare quella specie di drago. Che cazzo era quella roba gialla? Che non so cosa sia, sinceramente. Come non so cosa sia tutto il resto. Elicottero nemico. Va bene. Ok, vabbè che se è diventata quella parete era già finita, quindi insomma non è che mi lamento. Vabbè. Mi hanno distrutto anche la squadra di droni, raga. Non siamo riusciti a capire un cazzo da sta partita. Vabbè, ne facciamo un'altra dopo. Cerchiamo di sbloccare l'altra... Oh dai, ma dai però, devi morire. Cerchiamo di sbloccare l'altra versione della mimetica, che appunto non siamo riusciti a prendere. L'ultima è proprio una cosa ambigua. Sai che cazzo vuol dire? Vabbè, rimaniamo in sta lobby e ne facciamo un'altra ragazzi. Ci becchiamo tra pochissimo. Questa non va conto nemmeno, cioè siamo entrati ed è finita subito. Tanto entro e faccio la clip, guardate. Cosa ho fatto? Ah, qua quando ho cambiato la mimetica. Così, entro e mi sparo la... Stavo guardando la mimetica qui. Ah, bella clip ragazzi, spettacolare oserei dire. Incredibile, vabbè. Ok raga, ok. Oh, dobbiamo fare queste
cazzo di 10 key. Ma non è possibile che prima non me l'abbia data comunque. Secondo me è buggata, raga. Cioè, prima le ho fatte. Ma non è che devo farle di fila. Non è che cambia se faccio le kill di fila. Sapete che potrebbe essere a streak? Perché effettivamente prima 5 le ho fatte di fila. No, però ho fatto anche 10 di fila. Ero 10-0. No, non ho idea. Dovrebbe cambiare un'altra volta e diventare appunto gialla. Però non è cambiata prima. C'è qualcosa che non mi torna. Però c'è soltanto scritto kill nella descrizione. Ma non c'è scritto streak, serie di 10. Non c'è detto nulla. C'è solo scritto kill. Vabbè, vediamo. Noi killiamo. Vediamo se riusciamo a portarla avanti. Anche se questi li vedo belli nerd, ecco. Allora questo subito con Rampart. Ok. No. Caricami. Ok, ci siamo. Non so come ho fatto ad essere ancora vivo. Cioè, come faccio ad essere... Ah, questo con la corazza. Mamma mia, che fastidiosa. Ah, raga, io provo a killare e basta, manetta. Per vedere se riusciamo a raggiungere, appunto, le kill. Ma ripeto, secondo me... c'è qualcosa che ci sta sfuggendo, perché... prima le ho fatte le kill, eppure non è cambiata. Ok, siamo primi, raga. Siamo a 6 kill ed è già cambiata una volta, sì. C'è già la versione della tipa. C'è già la versione della tipa. Cazzo, stavo cadendo giù, vi giuro. Come cazzo ho fatto a farmi sfondare così? Boh. Non mi aspettavo quel passo indietro, sinceramente. Che con questa pistola sapete cosa? Ho i colpi contati. Quindi mi ritrovo a dover... sparo con paura quasi di sprecarli. Questa cosa mi porta molte volte a smirare. Ma dai, ma dove cazzo sono tutti? Da questo qua. Andiamo sotto. Adesso c'è la corazza. È a 10 quello con Rampart. Però, cioè, ho una pistola alla fine, raga. Giocarmi contro un Rampart non è proprio, ecco, una cosa facilissima. Non che faccia schifo sta pistola, per carità, però. Che altro? Guarda, ogni volta devo perdere 40 minuti a ricaricare, raga. Quello è già a 13. Che devo fare? Non è ancora cambiata, comunque, eh. Cioè, è ricambiata, ma è diventata di nuovo come era all'inizio. No, non sto capendo. No, non sto proprio capendo. Raga, ma si ferma di killare quel maledetto? Perché prendo l'annihilator, che magari cambiamo un pochettino. Squadra di drone, dai. Speriamo di cambiare un minimo, ma la vedo dura, raga, eh. Io ci provo. Ok, non cambia più. Raga, c'è scritto 10 nella descrizione. Io 10 le ho fatte, ed è sempre così. È tornata, è diventato tipo un mix tra la versione iniziale e la seconda versione. Ok, squadra d'assalto elicottero. Guarda che magari lo cambecchiamo davvero questo vergine. Che godo un botto se lo cambecco. Che ci crede tantissimo in sta partita. Ok, vai. Ragazzi, che a me questa partita rido, ve lo giuro. Perché quel tipo c'ha Rampart. Si percepisce proprio che ci tiene un botto a vincere sta partita. Si percepisce un sacco. Che l'abbiamo cambeccato, raga. Dai che la vinciamo pure. Oh, non cambia più sta merda, raga. È sempre uguale ormai. Non lo so, è buggata, cioè. È una cosa buggata. Dai, l'abbiamo superato. Ripeto, è una cosa che è buggata, secondo me. Cioè, non... c'è scritto che dovrebbe cambiare. A meno che non sia una streak. Ma non è nemmeno quello. Perché prima abbiamo fatto una serie da 5-0 ed è cambiata. Poi abbiamo fatto la serie da 10-0. Vi ricordate una breve precedente? E non è più cambiata. Quindi, secondo me, non è la streak. Non è assolutamente la streak. Comunque l'abbiamo comebackato. Godo, cazzo, godo. L'unica cosa che mi rimane da fare, mi toglie ogni dubbio, vado in privata e lo vediamo insieme in privata se cambia. Perché, ripeto, è un mistero sta roba, è veramente un mistero. Quindi ci becchiamo tra pochissimo e lo vediamo in privata, raga. Ok, raga, siamo in una privata. Mo faccio le kill di fila e scopriamo insieme se effettivamente c'è qualcosa che ci sfugge o meno. Ho messo dei bot di merda. Salute minima, così li killo da ogni distanza stra rapidamente. Buona. Un bot è salito là sopra, ma vaffanculo però. Raga, ma porca Giuda. Devo farle senza morire le kill, sennò poi non trovo nulla. Ok, 5 kill di fila è cambiata. Ed è diventata la donna che abbiamo visto prima. Ma arriviamo a 10 e vediamo se con 10 kill di fila cambia. Perché se dovesse cambiare diventando appunto quella versione con quella specie di robot giallo che non so definire, significherebbe che appunto le kill vanno fatte di fila. Almeno quelle da 10, perché quelle da 5 prima non le ho fatte di fila, eppure è cambiato uguale. Ok, è cambiata. Sì, vanno fatte di fila. Però le prime 5 non le ho fatte di fila prima. Quindi. Ed è cambiato uguale. Quindi solo quelle da 10 vanno fatte di fila. E diventa appunto sta roba ambigua. Che non riesco a decifrare. Che cazzo è, raga? Ve lo giuro. Ma cosa è? Sembra un drago, tipo. La testa di un drago.
No, vabbè, follia. È follia. È per forza cosa di giapponese che io ignoro perché non seguo, quindi non so che cazzo sia. Però magari qualcuno di voi lo sa nei commenti, me lo scriva, perché veramente non lo so. Vabbè, ragazzi, io direi che questo video può finire qui. Ho fatto altre chili file, è sparito. È sparita la roba? Ah no, è ancora qui. Io direi che questo video può finire qui, raga. Spero che avete apprezzato. Aiutatemi voi nei commenti a capire il mistero di questa mimetica, perché sono veramente confuso. E niente, lasciate un bel like e ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Bella.